dopo secoli ere glaciali ce la facciamo fare questo maledettissimo video. Cambio di location perché volevo un po' di luce che mi venisse in faccia, perché sennò veramente mi veniva solo da una parte e faceva uno schifo atroce. Sì, dietro c'è casino, lo so, non ci posso fare niente, mi devo attrezzare, sono anche diciamo in fase di acquisto di una nuova fotocamera e tra l'altro se avete qualcosa da consigliarmi con il flip out screen che non costi troppo, perché non ci posso spendere troppo, lasciatemi un commento perché ho bisogno di comprare una fotocamera decente che non sia compatta, una specie di bridge, una pre-reflex, non voglio una reflex, oggi aiuto l'italiano, non voglio una reflex perché l'ho già avuta e non faceva video e comunque l'ho distrutta, quindi non voglio avere un'altra reflex e spendere miliardi. Comunque bando alle ciance, questo finalmente, finally, dan dan dan, video dell'IMAX, ce l'abbiamo fatta, non ci credo che lo sto facendo. No, in realtà è che oggi sono off e ho un po' di tempo libero, sono da sola finalmente e quindi ho un po' di tempo da dedicare al mio canale, finally. Meno male, finalmente non aspettavo altro. Comunque, ho speso... Cioè, andiamo avanti. Vi faccio vedere subito cosa ho preso. Non ho provato praticamente niente perché, devo essere sincera, questa scatola, questa busta è rimasta praticamente piena di tutta la roba che ho preso sulla sedia fino a 3 minuti fa. È tipo 2 settimane, è già stato l'IMAX. Sì, lo so, faccio schifo. Però volevo aspettare appunto di fare il video perché se levavo tutta la roba dalle buste poi ciao, non sapevo più dove avevo preso la roba. Allora, iniziamo. Va bene, lo so che siete curiosi delle NYX, quindi iniziamo con le NYX. Allora, le NYX aveva 2 stand. Ah vabbè, allora, a parte tutto l'IMAX è stato meraviglioso. Oh mio Dio, che bello, che bello, che bello. Non vedo l'ora che ci sia l'anno prossimo. NYX aveva 2 stand. Il primo stand ho comprato poca roba e ho speso un patrimonio, ho speso 30 pound, ancora gli scontrini, devo bruciarli. E questo era lo stand, diciamo, normale, non avevano le nuove cose. Io infatti ero lì che volevo comprarmi troppo i Macaron Lipsticks, non c'è stato il verso. Allora, prima di tutto ho preso il famoso blush in taupe, che vedete ancora è sì, siliconato, è ancora sealed. Però non vi voglio fare swatch adesso perché vorrei farlo sul blog, voglio iniziare a fare un po' di post sul blog. Però voglio swatcharlo per la mia personale curiosità, se riesco a aprirlo, perché sono un po'... Madonna, io sono incapace oggi ragazzi, boh. Sarà che sono iperattiva, ma... Guarda, qual è il lavoro? Mi sto riempiendo tutti questi troiaini. Ah, profuma, ecco, profuma di mare. Bello, è un bel taupe. Forse un po' chiarino, non si vede un cacchio, però non è male. Comunque il bronzer in taupe, che appunto serve per il contouring. Ci lavoreremo, vedremo un po' come funziona. Poi ho preso le Wonder Pencil in colore chiaro e medio, che sarebbero le matute. Madonna oggi. Le matite nude, che non le sto a aprire perché sono ancora sealed, però veramente voglio fare un post sul blog con tutte le cose delle NYX che ho preso e anche tutte le altre cose, tutti gli swatch, disastro. Wonder Pencil, ah, allora il blush l'ho pagato, boh, 4,50 credo. Le Wonder Pencil le ho pagate 3,50, c'era una specie di mini sconto fiera. Poi aiuto... Ecco, dei lipstick vi posso fare. Madonna, mi pizzica qualcosa. Credo di essere allergica al fondotinta. Ho preso un lipstick, Glam Lipstick Aqua Lux, che è in color Divine, il divano, che è un lipstick praticamente iper mega shimmerato, che è questo qui. Non so perché l'ho preso, sono una mongoloide, cioè, boh. Lipstick credo 4,50 o 3,50, credo 4,50. Poi ho preso un lip gloss terribile, un mega shine lip gloss, ma io non so perché compro questa roba, cioè, ma io non so, però mi piaceva, ecco, mi piaceva il packaging perché c'è un fiocchino qua sopra e ha un colore particolare, è tipo un color, ecco perché l'ho comprato, porca miseria. È bello pigmentato. Ah, oddio, profuma di ciliegia. Oh mio Dio, no, cioè io ti amo. Sono un genio, perché ho comprato queste cose? Perché sono un genio. Poi ho preso un Extreme Lip Cream in color
09, che non ha nome. Questo profuma di schifo, sinceramente non mi piace il colore, però... Oh. Vabbè, sono tutte e tre gli stessi colori, questo è meraviglioso, ha una scrivenza... Porca miseria. Ho fatto degli acquisti mirati. Tutti questi l'ho pagati sempre sui 3,50, 4,50. E poi ho preso un eyebrow cake powder, che è un kit per le sopracciglia, che credo sia ancora, se non è sigillato, che è questo qua. Mi sa che è un po' troppo scuro per me, ma visto che voglio scurirmi i capelli, perché adesso sono in condizioni pietose e voglio scurirli, insomma, magari sì, magari va bene per me. E quindi questo era il primo stand in cui ho speso 30 pound. Poi c'era il secondo stand, in cui ho fatto decisamente più danni, in cui ho speso esattamente, mi pare, 19 pound o 29 pound, non mi ricordo esattamente. Praticamente era lo stand in cui c'erano tutte le cose che erano fuori produzione, quindi cose a prezzi atroci, nel senso 1, 2, 3 pound. Allora, ho preso The Twin Cake, this is the best powder I've ever used, dice. È questo cosino qui, credo costasse 3 pound. È carino perché ha la spugnetta sopra e sotto ha il coso. Questo è un color creamy natural, c'era solo questo colore o altri tre colori osceni. È un po' forse scurino per me, è leggermente giallino, però boh, magari come powder leggera non è male, insomma la volevo vedere com'era. Poi ho preso un bronzer che fa la ula, il Daydream of Lanai, aiuto. E questo qui, che carino, non l'avevo ancora aperto, è tutto il packaging è così, ha il mega, oh, aiuto, ha il mega puff sopra e il bronzer sotto. Ah, questo sì, questo mi piaceva tanto, che era il bronzer shimmerato, color caramello, niente di eccezionale, senza infamia, senza lode, insomma, però carino, che ho visto sempre sui 3 pound. Poi, Tango with Bronzing Powder. Questo mi ispira. Numero Tribal Odyssey. Numero 03. E questo, il packaging è stupendo, lo adoro. Ah sì, questo qui è quello... Oh, adoro i packaging così. Adesso mi emoziono. Allora, questo è tutto il bronzer con tutti i colori. Bellissimi, li adoro i bronzer con più colori. E sotto io adoro questi pennelli, perché sono super comodi. Non per il bronzer, perché io di solito non lo riapplico durante il giorno, ma per la cipria, cioè... meravigliosi. Vediamo uno swatch al volo. Non profuma, speravo profumasse come tipo la Chocolate Soleil di Picoso. Vabbè, comunque questo è il colore. Anche questo molto chiaro. Non ho preso colori troppo scuri, perché sapete io sono tipo un cadavere. Mi sto spatafasciando tutto sulle mani. Poi matite, c'erano le matite tipo a £1,50, ho detto tutte mie, ho preso tutti i colori possibili e immaginabili. Allora ho preso questo qui, che è un Long Pencil Eye, che è terribile, è un color light brown, è terribile, è un colore terribile, perché è questo marroncino schifoso, è allucinante, non mi piace, non so come usarlo, boh. Poi ho preso Lip Pencil, quelle automatiche, che adoro, ne avevo già una, avevo preso, mi sembra al mercatino di Notting Hill. E allora ho preso il color, io ci sto 3 ore a cercare i numeri, ecco, aiuto, IK2, non ha numeri, non ha nomi, IK2. Poi Hot Red, che questo è bellissimo con il Russian Red. E poi ho preso 2 uguali e non so perché, forse perché pensavo di non averlo preso, Mogany. Credo, sì, sono questi 3 i colori. Quindi abbiamo IK2, che è il primo, che è tipo un quasi nero. Poi abbiamo il red, che cacchio era? No, dove sei? Hot Red, che è quello nel mezzo. E poi il Mogany, che è quello in fondo. Non male, sono per £1,50. Poi ho preso un altro blush, simile al taupe, però color cocoa, di color cioccolato, che è questo un po' più scuro. È un cioccolato rossiccio, è tipo un color sand, sabbia rossa. Non so neanche se lo userò. Poi ho preso 3
Sheer Gloss, Do Not Open. Allora, tre Sheer Gloss che sono Hot Cocoa. E adoro, ecco, adoro questi applicatori così con il pennellino perché li trovo molto 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 pratici. Vediamo i colori. Io adoro questi odori. Adoro questi odori. Poi abbiamo Brilliant. Ah, okay, questo è bello. È leggermente trasparente, non sono molto. Oh madonna, li adoro. Sono di caramelle. Sapete le caramelle quelle dei Pick and Mix? E questo è semplicemente stupendo, che ha un color pink caramel. E sono questi tre. 1, 2 e 3. Hot Cocoa, pink, che cacchio è? No, Brilliant e pink caramel. Hanno un odore caramellosissimo e li ho pagati anche questi sui, mi pare 2 pound l'uno. Ora mi devo levare questa roba perché sennò mi spiaccico tutto. Poi ho preso un lipstick, Diamond Sparkle Lipstick, che è simile all'Aqua Lux che ho comprato nell'altro coso. E anche questo è un colore molto... No ragazzi, io non so perché compro questi colori da nonna, questo qui. Come quel coso osceno che ho comprato al Cosmoprof, veramente, colori da nonna, io sono terribile. Poi, tutta roba da lips. Un Pump It Lip Plumper, il lip plumper per fare le labbra stile puzza, non profuma. E questo è un colore abbastanza naturale, non ha niente di... questo qui non ha niente di particolare, l'ho preso perché magari sopra tipo il blanket di MAC o sopra il mitt di MAC ci potrebbe star bene. Ah, scusate perché mi devo levare tutto il troiaio che mi sto spatasciando sulle mani. Questo video verrà lunghissimo, volevo non fare gli swatch ma non ce la faccio, io devo swatchare tutto perché sono come i bambini piccini, no? Che devono toccare tutto, provare tutto. Poi un mosaic powder che non sto a aprirvi perché è tutto scosato. Questo è molto carino, mi piace un sacco, si chiama Paradise. Hello, Paradise. E è carino perché ha tutti i colori. E io ve l'ho detto, vado pazza per queste cose con tutti i colori che puoi mescolare, puoi creare shades diverse. Poi un mini... come cacchio si chiama, eyeshadow in polvere. C'erano tutti i colori che costavano tipo £1.50, però ho detto fermati Valentina, ho tipo 950 milioni di tipi di pigmenti, ma quando ho visto questo che mi ha subito ricordato Coppering di MAC ho detto oh mio Dio, ti amo. E è stupendo, è proprio, cioè basta Coppering. Si chiama Hot Brown, no, Pink, no, Rust Pearl, appunto, Pink Brown. Poi ho preso The Blue Lip Gloss, che è lo Smile Brightener, che sarebbe quello per far apparire i denti più bianchi. Sa di menta, io odio i lip gloss che sono di menta, però l'ho voluto, è blu, trasparente blu, l'ho voluto prendere perché non ho mai provato cose del genere che facessero apparire i denti più bianchi. Però comunque io bevo tanto tè, tanto caffè, quindi i miei denti tendono a ingiallirsi non di poco, e quindi ho voluto provarlo. E poi abbiamo il Black Label Lipstick, che è lo stesso che ho preso l'anno scorso, in un colore diverso ovviamente, che ora se riesco a aprirlo, che è quello con il packaging tutto stile goth. Ah, spastica. È bellissimo, io amo questo packaging. E questo è il color Mogany, è bellissimo. Il colore non è niente di eclatante, nel senso è proprio un color mattone scuro, però è bello, cioè io adoro proprio il packaging, non ci posso fare niente, compro le cose solo per il packaging, sono terribile, sì, lo so, non ci posso fare niente. Andiamo avanti, proseguiamo, è finita la sfilza di NYX, non ci credo, ho tutta la roba sul tavolo e lo lascerò lì. Inglot, non ho comprato ombretti perché ne ho tipo 700 milioni, ho comprato tutte le palette possibili e immaginabili di qualsiasi marca e ho detto basta. Quindi ho preso praticamente solo un foundation, un fondotinta, l'ho pagato 11 pound, era già a sconto, cioè scontato 11 pound, e questo è l'AMC AMC Foundation in... E allora casca! E che cacchio, in LV100, che è il fondotinta che ho messo su oggi con sopra, vabbè, un velo di cipria. Non è male, è molto liquido, non è liquido come il Face and Body di MAC, ma è not bad. Ha una buona coprenza, discreta, vi farò sapere perché è la prima volta che l'ho usato. Il colore è molto molto molto
blendable, nel senso si è... non c'è differenza fra collo e viso, quindi insomma non è male come colore, mi piace. E anche come consistenza molto buono. Poi, questo che cacchio è? Stargazer. Allora, la Stargazer mi sono ricomprata per la 700ª volta l'ombretto rosso, perché uno l'ho rotto, l'altro che avevo preso al Cosmoprof l'ho regalato a mia cugina, questo mio, questo ora ci scrivo mio, non si tocca. C'era, madonna, mi casca tutto oggi. C'era l'offerta 3x10 pound, mi pare, 1x4, 3x10, no, sì, 3x10. Poi ho preso, questo ve lo vorrei far vedere perché è troppo bello, un pigmento numero 49. Io avevo già due pigmenti della Stargazer che sono bellissimi, solo che sono scomodissimi da usare. Ma vi assicuro che i pigmenti... Madonna, come se... Allora, io ve lo vorrei far vedere dal cosettino. Però non credo... Ecco, madonna. Allora, è un nero assurdo, bellissimo, con i glitter viola dentro. Ecco, ve lo faccio vedere dal disastro che ho combinato. Credo che lo metta a fuoco. Adesso mi devo pulire perché sennò insozzo ogni cosa. Comunque è un colore bellissimo, non credo lo metterò mai perché no, cioè fa troppo casino. Io i pigmenti li amo e li odio perché sono troppo 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 un macello da usare. Quando imparerò forse. E poi ho preso un rossetto, sempre un colore diverso da tutti quelli che ho, che è il numero 118, che è simile al Mogany che ho preso su alla NYX. No, che cacchio dico, questo color natale. Questo è praticamente lo stesso colore del Cranberry di MAC, vedete il l'eyeshadow. È bellissimo. Non profuma. Devo usare tutto, lo so. E quindi quello è il 118, sì, bello, un color natale, un color Cranberry, un bel color Cranberry. Che cacchio c'è qui? Make Up Forever, ma in realtà non è la Make Up Forever, ma è uno stand che si chiama PAM. In cui ho preso una palettina di correttori colorati. Allora, io non faccio lo swatch, se no ci vuole 10 anni e mezzo. E questa è con tutti i correttori Color Correcting Cream, che sono quelli pastosi. Ve ne faccio vedere uno così per curiosità. Un paio, insomma, per far vedere un po'. Non è che siano molto pigmentati, cioè, l'ho pagata 19 pound sta palettina. Sono un po' gni, però boh, non mi dispiacciono. Quando le ho provate sulla pelle non sembravano malaccio. Ora devo solo trovare il modo di usare questo colore arancio, mandarino, pesca, di tutto, però vabbè. Non è male, insomma, costava mi pare 26 pound, quindi c'era uno sconto. Anzi, me l'ho regalato anche un tatuaggio. Non lo metterò mai, me lo metto forse in fronte. E poi me l'ho regalato anche... delle caramelline, sapete quelle a forma tipo tonde con i cuoricini. Ho scritto I love you, true love, blue eyes, don't cry. E è accaduto, vabbè. Poi passiamo. Oh, manca solo tre cose, no, quattro in realtà. Madonna, devo muovermi. Sono andata alla Nars. Allora, la Nars stavo impazzendo. Come al solito non avevano tutta la collezione in vendita, ma solo alcune cose. E ho preso soltanto un duo di illuminanti, che ora se spacco mi uccido. Ah, quanto è bello il packaging della Nars. Cori di voci bianche in sottofondo. Questo si chiama Hungry Heart. E è un duo di illuminanti. Mamma mia. Mamma mia. Sono dei colori... Non sono molto shimmery, nel senso... Sono abbastanza glitterosi, però hanno dei riflessi dorati stupendi. Questa l'ho pagata, mi pare, non poco. Guarda che così, no? 16 pound, no, 14 pound. Quindi, insomma, per un duo della Nars, diciamo, preso super super bene. Passiamo poi. Questo è stato l'acquisto più delirante di tutto l'IMAX. E sì, ho fatto un disastro alla MAC, mi sono fatta prendere la mano. Volevo iscrivermi al MAC Pro, alla MAC Pro Program, ma non ho l'indirizzo, cioè non ho il documento italiano, non ho il documento d'identità con l'indirizzo inglese, ce l'ho italiano e basta, quindi non potevo farlo. Porca miseria, accidenti a me, devo trovare il modo di farlo. Allora ho preso
Volete vedere il mio danno? No, cioè, no, non ho neanche spazio dove metterli. Valentina, pazienza. Ho preso 6 rossetti. Io, lo sapete, ho una malattia compulsiva per i rossetti e mi sta morendo la memory card. Fantastico. Allora, ho preso velocissimamente Impassionate, che è un color Pink Flamingo, praticamente è bellissimo, lo amo. Poi, secondo, All Fired Up, è inutile vi faccio lo swatch perché è quello che sto indossando in questo momento, che è questo rosso, rosa, carnation, bellissimo. Poi abbiamo Craving, vi metto ovviamente tutti i nomi nel box info perché sennò ciao, che è questo Malva, oddio quanto è bello, mamma mia, e questo è un Amplified, mamma mia, il Craving è stupendo. Ne ho uno simile della Rimmel, ma la Rimmel fa schifo. Poi ho preso Chatterbox, che è questo pesca. Mamma, quanto siete belli. Ve li sto mettendo tutti sopra, uno sopra l'altro. Chatterbox è sempre un Amplified. Mi sono innamorata follemente degli Amplified. Sì, sto lanciando la roba. Poi ho preso questo, penso che sia il rossetto più bello del mondo. Violetta! Violetta è stupendo, è stupendo. E anche questo è un Amplified. Meraviglioso, è proprio, cioè, un colore assurdo. E poi ovviamente il classico meraviglioso Ruby Woo. Come non conoscere Ruby Woo, che questo è l'unico matte che ho preso e è meraviglioso. No, anche questo, l'All Fired Up è matte, ma questo di mamma mia. Ero scettica nel Ruby Woo, non lo volevo prendere, però ho detto no, cacchio, lo voglio. E poi ho preso alla MAC, le ho pagate circa sui 9 pound l'uno. E poi ho preso un Paint Pot. Non ho ripreso il Bare Study che ho finito, ma ho preso... se riesco a aprirlo. Ho preso il Soft Ochre, che praticamente è il colore perfetto per la mia pelle. Cioè praticamente scompare sulla mia pelle. È stupendo, lo adoro profondamente. E questo come base trucco è, cioè come base ombretto è meraviglioso. Dopo la MAC, ho preso un set di pennelli della Royal Langnickel, che praticamente è un po' il dupe dei Real Techniques, perché vedete hanno il portapennelli che praticamente diventa un affarino, uno stand. Li ho presi bianchi perché non lo so, mi ispirava il bianco. Sono abbastanza, diciamo, positiva rispetto a questi pennelli. Non l'ho ancora provati, sono ancora nel cosino. E le ho pagate 10 pound, quindi cacchio, un prezzo super buono. E ultimo stand, la Crown Brush, che è lo stesso stand in cui l'anno scorso ho comprato una valanga di pennelli. E quest'anno ho comprato, non avrei aspettato di tutti, e quest'anno ho comprato una valanga di pennelli. Ho speso 59 pound, mamma mia. Allora ho preso questo, bellissimo, sono super morbidi, sono morbidissimi, li adoro, sono veramente veramente, mamma mia, questo qui per il blush deve essere fantastico, li devo ancora tutti lavare. Questo anche, che è simile all'altro però angolato, che è sempre, vabbè, blush, contouring, roba del genere, quell'altro magari più per il bronzer. Poi, oh madonna, che c'è, no? Ho fatto un disastro, io, boh. Allora, questo che è un po' a penna, però più a punta di quelli a penna normali, vediamo se si riesco a farlo vedere. Poi, questo per l'eyeliner angolato, ne ho presi ben due, che sapete che li adoro, anche se non uso più l'eyeliner, però può sempre essere utile. Questo è bellissimo, è così piccolo, è minuscolo, è stupendo, lo adoro, e non so neanche a cosa usarlo, però è bellissimo. Questo, vabbè, è un classico da, come si dice, da eyeshadow, da, avete capito, comunque, ombretto. Questo qui è bellissimo perché è per le sopracciglia. Da una parte è angolato, spero si possa vedere, sì. E dall'altro ho il pettinino. Io non uso tanti pettinini, però devo iniziare a usarli, perché comunque voglio cercare di curare un po' le sopracciglia. Questo, che è super a punta, meraviglioso, a penna, super mega appuntito. Penso che mi caverò un occhio. Questo da sopracciglia barra eyeliner, minuscolo, super fitto, super setole corte, super
è carinissimo. Questo un po' più grande, sempre stessa cosa, eyeliner barra sopracciglia. Uno fluffoso per sfumatura, madonna quanto sono polverosi queste cose. Comunque sfumatura, nero, bello bello bello. Questo che è simile al 2.19 o 2.17 di MAC, non mi ricordo, insomma quello appena di MAC. Uno che è simile a quello di Sigma che ho per sfumare, simile a quell'altro nero, però questo è un po' più... faccio vedere la differenza, questo è un po' più aperto rispetto all'altro, leggermente, non tantissimo. Uno simile al 2, sempre 2.17 o 2.19 di MAC, non mi ricordo qual è mai, quello della sfumatura, è un po' più duro. Uno così, sempre flat, piccolino, e un altro sempre minuscolissimo, così, un po' tondino, morbidino. E sì, no, cioè io, boh, ho fatto un disastro anche quest'anno, però ne è valsa la pena, cioè l'IMEZ ne vale sempre la pena, nonostante sia minuscolo, perché comunque l'IMEZ è un decimo del Cosmo Prof rispetto a, diciamo, parlando di grandezza della fiera. Però cacchio, cioè, tutte le volte che ci vado rimango. Se vi interessa, il 20 e 21 di settembre, mi pare, c'è un'altra fiera, stile Cosmo Prof IMEZ, un po' più grande dell'IMEZ, sempre all'Olimpia, National Hall, insomma l'Olimpia, Olimpia, sì, vabbè, comunque si chiama Olimpia Beauty, sempre lì all'Olimpia Exhibition Center, ecco si chiama, Olimpia Exhibition Center. Vi lascio il link qui sotto nel caso vogliate venire, perché io sono riuscita a avere l'entrata gratis. Nel caso, vedete anche voi se riuscite a fare l'application form e vi mandano il badge e riuscite a entrare gratis, se siete in campo, diciamo, di make-up. Ne vale la pena perché comunque ci sono, c'è sempre NYX, io l'anno scorso ci sono andata e c'era OPI, China Glaze, tantissime marche di unghie, quindi insomma fateci un pensierino, se volete fare una fiera di trucco, comunque un viaggetto a Londra a settembre, che comunque non è malvagio come periodo, fatemelo sapere, magari se venite ci possiamo anche incontrare, perché io ci vado sicuramente tutti e due i giorni, e c'è l'NYX, cosa più importante, c'è l'NYX a sconto, quindi fateci un pensierino e nel caso ci becchiamo là. Quindi niente, questi erano i miei acquisti, i miei disastri più che acquisti, perché veramente ho fatto un casino assurdo. Adesso devo rimettere tutto a posto. Aiuto, questa è la cosa che odio di fare i video, che poi devo rimettere tutto a posto. Vi farei vedere il disastro che ho lasciato, ma no, non lo faccio perché sennò rimarrete sconvolti. E niente, per oggi è tutto. Spero di fare altri video as soon as possible, perché ora sarò sommersa di lavoro, però dettagli. Ciao!